Ho sempre nutrito un forte interesse per tutti gli esseri umani e per la scrittura. Perciò il mantenere una corrispondenza con un condannato a morte era la cosa ideale per me. In Svizzera più di 250 persone intrattengono una corrispondenza con dei condannati a morte. L'organizzazione Life Sparks mette in contatto gli uni con gli altri in modo casuale. Chi avvia una simile corrispondenza è una persona che in primo luogo ama scrivere i propri pensieri. Inoltre è una persona sensibile che rimane colpita dalla condizione dei condannati a morte. Quei detenuti non hanno mai conosciuto la fiducia, l'amicizia e il rispetto. Attraverso gli scambi epistolari succede che sperimentino quel tipo di legame. È bello percepire la sincerità di un condannato che vi dice: non ho mai avuto dei veri amici, me ne rendo conto solo ora. Inès Aubert è insegnante e madre di famiglia. Da vari anni è in contatto epistolare con dei condannati a morte. Uno dei casi che ha seguito l'ha colpita in modo particolare: la corrispondenza con un detenuto di nome Casper. Con Casper ho avuto l'impressione di essere sulla medesima lunghezza d'onda, di condividere la stessa franchezza, gli stessi pensieri. Mi diceva che gli piaceva conversare con una persona intelligente e dunque abbiamo trovato dei punti d'incontro. Life Sparks non divulga nessuna informazione riguardante i crimini commessi dai detenuti. Inès viene a conoscenza di alcuni dettagli tramite internet. Scopre così che Casper è stato condannato per stupro e omicidio. Inès continua tuttavia a scrivere a Casper, convinta che lui sia cambiato. Con me era autentico e io gli credevo quando mi diceva di essere cambiato, di essersi rimesso sulla buona strada o di cercare perlomeno di farlo. Lo scambio di lettere fra Inès e Casper dura 3 anni. Inès diventa per Casper una confidente e un'amica indispensabile. Mi ripeteva sempre che io ero molto importante per lui. Più si avvicinava all'ultima ora della sua vita e più lo diceva esplicitamente. Diceva che lo avevo aiutato a capire in maniera diversa, con emozione, i crimini che aveva commesso. Prima pensava ai suoi atti solo da un punto di vista teorico, senza rendersi davvero conto del male che aveva fatto a quelle persone. Sono stata io a fargli prendere coscienza. Avvicinandosi la data della sua esecuzione, Casper esprime il desiderio di scrivere la propria autobiografia. Propone a Inès di trascriverla e le chiede di cercare un editore. Casper invia le prime pagine. Inès è sotto shock. Leggere il racconto dettagliato dei crimini commessi da Casper è stato terribile. Sono una donna, sono una madre, ho una figlia. È stato difficile per me apprendere che cosa ha inflitto alle sue vittime. Non si accontentava di stuprarle, era peggio. Le rapiva, le torturava e faceva di loro tutto ciò che voleva. È stato orribile leggere quelle pagine. Ero sconvolta, inorridita, arrabbiata. L'ho attaccato e gli ho detto: come puoi essere così cordiale e amichevole con me? La mia reazione lo ha turbato e mi ha detto: aspetta, non hai ancora letto tutto il capitolo. Non giudicarmi sulla base delle poche pagine che hai letto finora. Io gli ho risposto: ciò che ho letto è più che sufficiente. È orribile. Mm.
Depressa e avvilita, Ines manda a Casper una cartolina postale nella quale annuncia l'interruzione della corrispondenza. La mia risposta lo ha colpito profondamente. In quel momento ha capito che avrebbe potuto perdere una persona davvero molto importante per lui. E allora ha compreso che cosa significhi perdere una persona che sta vicino. Dopo una riflessione durata numerosi giorni, Ines decide di riprendere la corrispondenza con Casper. Non volevo abbandonarlo. Credo che ogni persona abbia bisogno di qualcuno con cui parlare. Lui, come altre persone che hanno commesso atti orribili e sono in prigione, hanno bisogno di parlare per poter crescere e cambiare. Io ho assunto e svolto quel compito. Mi sono fatta carico di quella responsabilità. Per finire, Casper è morto a causa di un tumore fulminante. Dopo il decesso di Casper, Ines riceve un messaggio da parte di Debbie, una delle vittime dello stupratore. Per Ines, l'incontro con lei rivestirà un'importanza fondamentale. Debbie is an outstanding person. Debbie è una persona eccezionale. È riuscita a perdonare l'uomo che l'ha stuprata già parecchi anni fa. È una donna forte e indulgente. Credo che il suo perdono doni una grande speranza a tutti, perché se lei è stata capace di perdonare, forse anche altre vittime potranno farlo.